in collaborazione con Fortesan, un amico su cui contare, sempre. Simone, eccoci ragazzi, qui i miei amici, ormai c'è completamente scappata di mano la situazione. La gente parla di che cosa avrebbe voluto mangiare a cena, sì. Perché io ho costretto al digiuno chiunque qui dentro. Meno male che Marco Mori, quell'uomo, quel sant'uomo che si è seduto in fondo al divanetto, ci ha portato un po' di genere di conforto. Direttamente. Grazie, Marco. Direttamente. Prego. Hanno riscattato almeno in parte quanto abbiamo visto. No, ma Sanremo. Allora, io sono soddisfatto. Mi ripeti la definizione? E poi. Raffazzonato. Un Sanremo raffazzonato. Grazie Marco. Appunto, Augusto. Appunto. Augusto l'abbiamo ringraziato fin troppo. E domani i ragazzi berranno solo Fanta esatto. Zero per tutta la settimana, esatto. Fanta zero. Non ne temo. Qui stanno facendo la sigla con il riassunto. No, il sunto stanno andando il sunto dei pezzi. Dei pezzi vincenti. Ah, ecco, dei perfetto. Pezzi che sono un altro meraviglioso momento cuffione. Tu fai poi sul sunto dei pezzi mi racconti tutto quello che è successo del sunto dei pezzi. Cosa più difficile? Il riassunto del sunto. Il sunto del sunto. Momento microfono. Sono così. Hai perso la voce. Tutto a vista. Perché sono. Allora, grazie Simone. Sei un angelo. Io adesso, se questa ce lo consente, vorrei far vedere. Tu concentrati. Volevo far vedere la tua concentrazione. Vedi. Neanche Coccolino è così concentrato. Guarda un po', va bene, anche lui fa igiene intima con Coccolino e quindi i risultati sappiamo quali sono. Insomma, l'orario volge al desio. Ecco il mio idolo. Quindi c'è Spider-Man di nuovo per qua. Fare un rapidissimo giro di opinioni proprio stringato in tre parole, che impressione vi ha lasciato questa prima puntatona di Sanremo? Ma devo dire in tutto, dall'inizio con l'imprevisto fino a adesso. Sì, con l'imprevisto devo dire che è stato abbastanza un po' lenta come trasmissione, nel senso che troppo poca musica e troppi intermezzi non voluti, non lo so come dire. Eh beh, se è veramente stato un imprevisto serio, sì, no, è difficile, l'imprevisto iniziale è difficilissimo risalire. Lui è stato molto bravo, Fazio. No, dicevo, la puntata in toto secondo me è stata un po' lenta, un po' poveri gli intermezzi, a parte che sì. Steven, che è stato e poi un po' troppo, però poi dirò la mia. Allora, come fai a fare la persona seria? Invece dirò quello che penso. Ci sono gli intoppi, non ci sono gli intoppi, non si sa se è vero, se è finto, ma la cosa che voglio dire, per me, grazie al Vinello Brunello di Montalcino, il nostro amico Augusto, è stato il più bel festival di Sanremo, stavo dicendo, di Montalcino, quindi esatto. Di Sanremo che abbia mai visto. Ma fra l'altro la mia domanda è, ma lo fanno tutti gli anni il festival di Sanremo? Ma io non ne so mica. Lo fanno da 64 anni. Tutti e quello anni, che abbiamo uno visto sì, questa uno sera no. È stato un gualazzabuglio di cose. Scusa, ma una domanda. Io lo nel marmo, lo scolpire nel marmo questo neologismo. Una domanda, ma che Steven è in concorso? Sì. Questo è il Brunello, questo è il Brunello. Marco, mi sono perso la domanda. No, l'impressione al di là dei giudizi tecnici, no, di quello che ti piace allora, di più, sono che sensazione t'ha dato? Parzialmente soddisfatto, l'ho lanciata lì prima, nel senso che comunque qualche bella canzone l'ho sentita, poche, ma qualcuno l'ha sentita. Io di solito comincio a ragionare sulle canzoni a metà festival, dopo la terza, all'inizio della terza serata, insomma. E c'è chi invece comincia a ragionare quindi, sulle canzoni dopo la fine della terza partita. Esatto. Quindi, sopra giovedì, a me fanno lavorare e quegli, e giovedì gli altri. Saprò esprimermi meglio su quello che sta proponendo questo festival. Sono
contento della presenza di Cat Stevens, ripeto, solo quella è valsa. Speriamo che, che lo convinca a non andare via, magari fare un'altra uscitina. Se sì, proprio volesse, se proprio volesse. Sì, sì, la vedo, la vedo dura. Allora, Marco. Non ha sicuramente dormito a Sanremo. Questa non di certo all'Hotel Globo, visto ieri nel deserto dei Tartari. La riflessione alla quale ti invito, dottore carissimo, ma 4 ore di roba per 8 canzoni in gara non sarà un po' ipertrofico? Cioè, 8 canzoni, 4 ore di spettacolo, tanto valeva farle sentire tutte, oppure magari, non lo so, qualche balletto, qualche duetto, simpatico siparietto con il Dolce Vita Nero in me, non lo so. Beh no, Sanremo rappresenta ogni volta se stessa, quindi rappresenta un nostro pezzo di storia. 4 ore sono quasi insufficienti, anche se possono diventare noiose. No, ma il grande Baud ne faceva anche 5, però sì, per 8 canzoni sole. Per 8 canzoni per 8 canzoni solo, che poi non sono state 8, ma sono state 16, se non sbaglio. Sì, vabbè, 8 artisti, certo. 16, no, direi, no, io credo che abbiamo assistito a uno spettacolo che non ha rispettato le attese fino a questo momento. Però posso dirti una cosa, quello che diceva Marco, la prudenza non è mai troppa, aspettiamo, certo, a dare dei giudizi certi. Non do giudizi mai, perché, a parte Gualazzi, non do nessun altro giudizio. A parte Gualazzi, anche perché ha un è diventato il mio nuovo obiettivo, prima Filippo, poi Bambini, adesso ce l'ho. Mancano ancora dei big, mancano ancora delle canzoni, degli interpreti importanti, e soprattutto a un secondo ascolto possono venire fuori pezzi che sulle prime dicono poco o niente. Io per esempio in queste riproduzioni dei pezzi posso dirvi che il pezzo di Arisa e il pezzo di Giusy Ferreri non sono poi così male quelli che sono passati, quindi andranno avanti. Ecco, a me dispiace, a me dispiace ad esempio che non sia passato il primo pezzo di Cristiano e il primo pezzo di Antonella Ruggero, perché comunque sono sicuramente lontani da un'idea di canzone da festival, sicuramente, però erano molto belle. Vabbè, ma l'importante è che comunque su quel palco siano arrivati quei pezzi, perché in tante edizioni pezzi così importanti magari ce n'erano meno, per cui bene in ogni caso. Abbiamo il break. Allora, noi stiamo, poi ci rivediamo spesso, qua molto presto, ricominciamo con il sunto del sunto, e quindi non mi sembra il caso di perderselo, no? A prestissimo. Non mi sembra il caso. In collaborazione con Fortesan, un amico su cui contare, sempre.